Warner Miller, ragazzi, questa è una routine che a me è piaciuta immediatamente, spacca secondo me, se presentato ovviamente a un livello non tanto dimostrativo quanto professionale, usando ovviamente dei maneggi da professionista. Io come sempre ve la mostro così com'è, e tanto nel canale trovate 3000 pazzi miscugli, trovate di tutto di più se volete crearvi una presentazione un po' più appropriata. Mazzo di carte, che facciamo? Vabbè, lo mescoliamo. Diciamo a qualsiasi spettatore di prendere una porzione di carte dalla cima, non troppo esagerato, perché il resto del mazzo ci servirà per comunque eseguire l'effetto. Quindi diciamo che taglierà così. Noi non sappiamo quante carte ha tagliato. Prenderemo il mazzo, lo sfogliamo e ci facciamo indicare una carta. Immaginiamo questa, un 3 di cuori. Ok? Ma non useremo il 3 di cuori come carta. Noi useremo il 3 di cuori perché è la carta che ci ha indicato due carte, che sono esattamente un K e un 8. 13 e 8. 13 e 8 fanno 21. Ebbene, sembrerà strano, ma il mazzo tagliato dallo spettatore dovrebbe essere composto da 21 carte. Contiamole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Questa era la routine. Possiamo dire un mazzetto al numero? Ma sì. E andiamo nel dettaglio. Spiegazione. Allora, partiamo con una donna. Dobbiamo settare un intero mazzo, ma non è difficile. Partiamo con una donna. Prendiamo una donna, la mettiamo come prima carta del mazzo. A seguire 13 carte qualsiasi. 3. Aspetta, queste ce l'ho già in ordine, le tengo da parte perché mi servono. Eccole qua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, quindi segue adesso 13 carte in ordine dall'asso al K. 8, 9, 10, Jack QK. Ok, quindi questa è la prima porzione. Abbiamo detto, partiamo con una donna in cima, 13 carte qualsiasi, e a seguire dall'asso al K, come sono le carte. Quindi adesso da questo K torniamo a ritroso indietro, quindi dobbiamo mettere 10 jack, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 asso. Quindi siamo tornati da K all'asso con 13 carte in ordine, ovviamente sempre qualsiasi. Seguono dopo l'asso 12 carte qualsiasi, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, e per finire chiudiamo con un K in cima. Sembra chissà che cosa, ma è semplicissimo: una donna, 13 carte qualsiasi, dall'asso al K, dal K all'asso, senza ripetere il K, ma prendendo il K che già fa terminare la prima porzione, quindi 12 carte qualsiasi, chiudiamo con il K normale sulla cima. Fatto. Ora non dobbiamo fare nient'altro, o meglio, pazzi miscugli, quello che meglio vi riesce scegliete voi, non ha importanza, il mazzo deve rimanere così come ordinato. Ora lo spettatore dovrà tagliare non superiore alla metà mazzo, con la scusa, noi abbiamo la scusa, e comunque, cioè può tagliare pure la superiore alla metà mazzo, per carità, una porzione, diciamo una porzione di carta. In ogni caso faccio la prova con voi, non lo so queste quante sono. Qua dobbiamo fare una tecnica di Simmons, che è quella di farci indicare una carta e poi, anziché portarla sopra così, la giriamo direttamente sulla porzione superiore del mazzetto e quella inferiore la posizioniamo sopra, per cui invertiamo la posizione dei due mazzetti. Apriamo, ci indica una carta, non so questa,
invertiamo la posizione girandola sopra a quello che è il mazzetto superiore, ma chiudendolo sopra con la porzione inferiore. Quindi diciamo che non sfrutteremo questa carta, bensì le due carte che lei è andata a cercare. E in virtù di quello che è il setup del mazzo, qualsiasi fosse il taglio delle carte, risultano comunque sempre al numero delle due carte che vanno ad abbracciare la carta selezionata dallo spettatore, per cui 13 e 9. Prima avevamo 13 e 8, questo dimostra il proprio cambio. 13 e 9 dovrebbe essere 22. Vediamo, ragazzi, contiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Io le ho contate due alla volta, poi ovviamente in seduta le contate una alla volta sul tavolo. Questo è quanto. Questo è tutto, grazie come sempre ragazzi, vogliamoci bene ed evviva la magia. Ciao!